Siamo a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, e in particolare davanti all'azienda ortovivaistica L'Orto Fruttifero. Questa azienda ha lanciato la commercializzazione di tre grandi progetti. Il Sun Black, il pomodoro nero. Mangia la foglia per l'alimentazione nutrigenetica. E il progetto Super Bio. Se io vi dico Sun Black, sole nero, probabilmente voi pensate, non so, al titolo di un brano musicale o addirittura a quello di un film. E invece Sun Black è il nome di un pomodoro ricco di nutrienti particolari promotori di salute. Questo pomodoro è commercializzato in esclusiva europea dall'azienda L'Orto Fruttifero. Oggi mi trovo nel cuore della città di Pisa, in particolare presso l'Istituto Superiore Sant'Anna, dove qui è stato creato questo pomodoro. Professor Perata, questo Sun Black che particolarità ha? Ed è vero che è il risultato di uno studio interuniversitario? Sì, è un pomodoro che ha particolari sostanze nutritive, in particolare gli antociani, sostanze colorate che di norma troviamo in frutti colorati di viola, come ad esempio le melanzane, ma certamente anche le ciliegie, le fragole, le more, i mirtilli. Sostanze con un forte potere antiossidante. Normalmente nel pomodoro gli antociani non sono presenti, sono presenti altre molecole antiossidanti, il licopene ad esempio, che dà il colore rosso al pomodoro, ma sono assenti gli antociani. In questo pomodoro troviamo sia i pigmenti rossi, infatti si tratta di un pomodoro rosso all'interno, ma anche gli antociani che danno la colorazione viola alla buccia di questo pomodoro. È il risultato, come diceva lei, di uno studio interuniversitario che ha visto la Scuola Superiore Sant'Anna come coordinatore e le università della Tuscia a Viterbo, l'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Università di Pisa. Insieme, alcuni anni fa, abbiamo sviluppato questo pomodoro che dopo alcuni anni è arrivato in commercio. Che rapporto c'è tra questo istituto, il Sun Black e l'azienda L'Orto Fruttifero? Beh, un rapporto di collaborazione che è tipico della Scuola Superiore Sant'Anna. Molte attività di ricerca della scuola trovano poi uno sbocco sul mercato grazie a una stretta collaborazione che esiste fra il mondo accademico, quindi i nostri laboratori, e il mondo delle imprese. In questo modo le ricerche scientifiche non restano sola conoscenza, ma portano anche a un vantaggio industriale per le aziende, in questo caso per un'azienda del territorio, e questo ci fa particolarmente piacere. Non è una domanda da rivolgere a un ricercatore, ma mi rivolgo al cittadino. Secondo lei questo pomodoro quando lo potremo trovare al mercato? Penso presto. Le piantine sono state vendute quest'anno in numero relativamente limitato perché erano disponibili un numero limitato di semi, ma già dal prossimo anno prevediamo che l'azienda nostra partner metterà in commercio un numero elevato di piantine, e questo potrà voler dire non solo un mercato di tipo hobbistico, ma anche il mercato professionale. E allora non ci rimane altro che andare presso l'azienda L'Orto Fruttifero per sapere le prospettive commerciali del Sun Black. Dottoressa Paoletti, ma questo Sun Black è per caso un OGM? No, assolutamente no, deriva da un semplice incrocio tra due varietà di pomodoro selvatiche. L'una presentante la caratteristica di avere una piccola quantità di antociani nella buccia, mentre l'altra una maggiore quantità di antociani nelle foglie. Dall'unione delle due ne è derivato il Sun Black dalla colorazione viola nerastra. Ma rispetto a tutti gli altri pomodori neri, mi viene in mente il nero di Crimea, che differenza c'è? Allora, solo il Sun Black ha la buccia scura dovuta alla presenza di antociani. Tutti gli altri pomodori, come ad esempio il nero di Crimea, hanno la buccia scura per un altro motivo. Si tratta di un difetto genetico, cioè non avviene la degradazione della clorofilla come normalmente avviene durante il processo di maturazione del frutto, e quindi assumono questa colorazione scura. Volevo sapere dalla dottoressa Sara Pacini, titolare dell'azienda L'Orto Fruttifero, ma è vero che questo Sun Black avete addirittura l'esclusiva europea? Sì, è vero. La scorsa primavera L'Orto Fruttifero ha firmato un accordo con la Scuola Superiore Sant'Anna. L'accordo prevede la produzione e commercializzazione da parte dell'Orto Fruttifero delle due varietà di Sun Black, ciliegino e grappolo, in esclusiva europea per i prossimi 5 anni. Ma è già in commercio? Sì, è già in commercio. Direttore Carini,
questi Sun Black, no? Sono già disponibili? Dove si acquistano? Sono già in fase di commercializzazione? Sì, sono già in fase di commercializzazione, si trovano in tutte i migliori garden, le migliori agrarie d'Italia. Ci sono delle certificazioni importanti. Sì, abbiamo la certificazione che altri non è il logo degli Atenei che hanno collaborato per la realizzazione del Sun Black. E quali sono? Abbiamo la Scuola Superiore di Pisa, Sant'Anna, abbiamo l'Università di Pisa, abbiamo l'Università Latuscia di Viterbo, Modena e Reggio Emilia. Quindi questo Sun Black non è uno dei tanti esperimenti agricoli, ormai è un prodotto accertato, affermato, ma soprattutto certificato. Sicuramente sì, oltre alla certificazione naturalmente a corredo ci sono tutti gli studi universitari prodotti appunto da chi ha realizzato questo potentissimo pomodoro. E quindi dalla prossima primavera lo troveremo nei più qualificati e certificati vivai, ortofrutticoli italiani. Vivai non solo, ma anche nelle agrarie, quindi nei migliori garden, vivai e agrarie di tutta Italia. Bene.